Nelle prime ore di questa mattina, gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito 6 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 5 cittadini sassaresi e di una cittadina ungherese, moglie di uno degli arrestati, mentre una 7ª persona, anch'essa colpita dallo stesso provvedimento, si è resa irreperibile. I provvedimenti restrittivi sono stati disposti dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sassari, al termine di una complessa e articolata attività di indagine condotta dagli agenti della squadra mobile della Questura, coadiuvati dalla sezione scientifica, che ha portato alla scoperta di una banda dedita alla perpetrazione di furti di ingente valore, prevalentemente di oggetti preziosi, ai danni di abitazioni private, scelte sempre all'interno di quartieri facoltosi della nostra città, nonché all'individuazione di alcuni ricettatori e di 2 esercenti e preposti presso altrettante attività commerciali di compro oro in città, responsabili dei reati di riciclaggio. Per 2 delle persone coinvolte è stato disposto l'accompagnamento in carcere, mentre per le altre 4 sono stati disposti gli arresti domiciliari. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa nei locali della Questura dalla dirigente Bibiana Pala. Il cinema della realtà ritorna con le immagini degli anni 40 per raccontare la storia di un popolo e delle sue tradizioni. Un tuffo dentro la pellicola, tra le inquadrature e le sequenze girate a Sassari e ad Alghero da Fiorenzo Serra, regista sassarese considerato un maestro indiscusso del settore e scomparso nell'autunno del 2005. Materiali inediti, girati in pellicola 16 mm e montati dal regista Antonio Pani nel film Isola da Filmà, che è stato proiettato nei giorni scorsi al Teatro Comunale di Sassari. Ad accompagnare le immagini è stata la colonna sonora composta da Paolo Fresu, uno dei più noti jazzisti italiani del mondo, che per quasi un'ora, e cioè per la durata della proiezione, ha suonato dal vivo insieme a Bebo Ferra, Gavino Murgia e l'Alborada String Quartet. Un materiale prezioso, quello di Serra, importanti appunti cinematografici, che in Isola da Filmà, diretto da Pani, raccontano diversi aspetti del mondo agropastorale, della religiosità popolare, la vita sociale delle feste campestri, il mare come risorsa e minaccia, la povertà del centro storico di Sassari, contrapposta alla modernità dei Borsalini e dei Campari Soda di Piazza d'Italia. Noi in questo momento siamo con un esperto, con un tecnico che ci può far capire il problema dell'anatocismo, cioè molti imprenditori ormai lo sanno, però vorremmo trovare delle soluzioni e oggi vi diamo delle soluzioni concrete al problema, perché è inutile parlare. Remo, mi dici innanzitutto che cos'è l'anatocismo? L'anatocismo non è altro che il calcolo degli interessi sugli interessi, quindi spesso le aziende utilizzano dei fidi bancari, quindi dei prestiti. Naturalmente è scontato che debbano restituire degli interessi. Cosa succede? Che spesso e volentieri la banca commette degli errori, volutamente o meno, bisogna stabilirlo.
Comunque il calcolo corretto si dovrebbe fare solamente calcolando l'interesse semplice, mentre spesso e volentieri la banca utilizza l'interesse composto. Quindi... Allora aspetta, siccome io sono abituato a parlare proprio semplice, facciamo un esempio. Metti che io sono un'azienda media, e ho un fido, come ce l'hanno in tanti, di 10.000 euro. Certo, tutto poi aumenta se parliamo di cifre più grosse, cominciamo a essere a fare le cose più corpose, ma diciamo che facciamo un esempio di 10.000 euro. Quindi praticamente un'azienda che utilizza un fido bancario di 10.000 euro e deve pagare, mettiamo, trimestralmente un interesse del 5%, dovrebbe restituire, quindi nel trimestre arriveremo a una cifra di 10.500 euro. Cioè 500 euro ogni trimestre, che alla fine dell'anno dà il 20% di interesse. 20%. Quindi alla fine dell'anno, se le cifre che vengono utilizzate sono sempre questo, arriveremo sicuramente a un interesse pari a 2.000 euro. E questo diciamo che è un calcolo corretto. Cosa succede spesso e volentieri invece? Che dal secondo trimestre non viene più calcolato il 10.000 euro, ma vengono utilizzati come calcoli 10.500 euro. Quindi trimestre dopo trimestre, anno dopo anno, si ha un incremento esponenziale dell'interesse. Questo cosa sfocia? Questo qua tecnicamente parliamo di anatocismo bancario. Cosa succede? Che spesso e volentieri però i calcoli errati portano anche a un discorso di usura. Quindi per usura cosa intendiamo? Il superamento di un tasso che viene stabilito dalla Banca d'Italia, e spesso e volentieri appunto molti nostri clienti hanno questo tipo di problema. E naturalmente noi in quel caso interveniamo, cerchiamo di recuperare le somme che sono state pagate indebitamente. Allora, non so se avete capito bene, tanti imprenditori ora mi stanno cominciando a capire, perché hanno visto i loro interessi crescere nei mesi, negli anni, e in tanti casi sono diventati mila euro che magari hanno anche già dato. Ora, siccome è una cosa molto delicata e molto grave, stiamo parlando di soldoni, è importante essere informati in modo che si possano recuperare. Lo so che tanti di voi sono scoraggiati perché dice: ma io vado dall'avvocato, mi costa più l'avvocato, magari la causa non la vinco. Qui stiamo parlando di soluzioni concrete, stiamo parlando di un'associazione che fornisce questo servizio gratuitamente, cioè ti analizzano la situazione gratuitamente e ti dicono: guarda, questa causa la puoi vincere. E loro poi prendono dei soldi, dimmi se sbaglio Remo, prendono dei soldi a causa vinta, quindi stiamo parlando di 1.000 euro recuperabili, e la percentuale di cause vinte è 100%. Sì, noi offriamo questo servizio, appunto un servizio di controllo che è completamente gratuito. Naturalmente l'imprenditore deve metterci a disposizione la documentazione, quindi gli scalari trimestrali. In seguito a questo, appunto, in giro di pochi giorni riusciamo a capire qual è la cifra esatta, addirittura molte volte anche addirittura al centesimo la cifra esatta che si può recuperare. Poi naturalmente bisognerà aprire un contenzioso. E poi, visto che molta gente sicuramente è preoccupata delle spese eventualmente che deve anticipare, su quello possiamo garantire che il nostro compenso viene pagato solamente alla risoluzione completa del problema. Risoluzione che in genere avviene intorno all'ottavo, decimo mese. Poi dipende naturalmente anche da quale istituto bancario ci troviamo di fronte. Bisogna chiarire che è soltanto entro 10 anni, cioè purtroppo da pochissimo hanno fatto questa legge che ha ridotto il recupero di questi crediti, diciamo di questi interessi, solo entro 10 anni fa. Aspetta, ti devo correggere allora. L'unico momento in cui non possiamo recuperare i soldi è quando il fido bancario è stato chiuso da più di 10 anni, altrimenti possiamo tornare indietro fino all'apertura del conto, quindi addirittura fino al 1952. Se qualche imprenditore è stato certosino nella raccolta dei documenti bancari, possiamo tornare indietro fino a quegli anni, se naturalmente è stato aperto in quegli anni il conto. Allora, se sei d'accordo, noi secondo me con questo discorso già abbiamo fatto un grande servizio, perché è molto importante il fatto che sia gratuito, insomma, è molto importante che in Sardegna avete vinto praticamente con le banche, che tutti temono il 100% delle cause. Sì, diciamo che è un argomento un pochino tabù, poi comunque esiste certo un'ignoranza di fondo, noi stiamo cercando di combatterla, diciamo quindi che noi ci interessiamo del problema a 360 gradi. Quindi ripeto, devo ringraziare sempre comunque il Movimento Artigiani che ci ha dato la possibilità di conoscere e contattare più persone possibili.
Eccoci qui, buongiorno per un'altra puntata di 3G in radio. Prima di cominciare vi dico che oggi si festeggiano San Daniele e i suoi compagni martiri. Il sole è sorto alle 7.07, tramonta alle 18.27. La luna leva alle 12.47, calerà alle 22.42, luna crescente. Prima di cominciare volevo salutare tutti i bambini che ci seguono, perché so che sono tantissimi, quindi naturalmente mio figlio Marco, la piccola Sara Zinchiri, perché so che ci guarda ogni giorno, so che ci aspetta anche, ma in generale voglio salutare veramente tutti i bambini che ci seguono, perché so che sono tantissimi. Allora, vi leggo un comunicato della provincia. Entro la prossima settimana la delibera della giunta regionale per l'assegnazione delle risorse necessarie ai servizi di trasporto e assistenza degli studenti disabili. È la promessa che l'assessore provinciale dell'istruzione, Rosario Musmeci, ha ottenuto dal suo omologo regionale, Sergio Milia. L'impegno è arrivato al termine dell'incontro chiesto e ottenuto da Musmeci. Due giorni fa a Sassari l'assessore regionale Sergio Milia, proprio su iniziativa dell'assessore della provincia di Sassari, ha avuto un faccia a faccia con i rappresentanti di tutte le amministrazioni provinciali sarde, tra commissari e assessori ancora in carica. Le rassicurazioni, per quanto tardive, potrebbero contribuire all'avvio delle procedure per attivare il servizio in alcune province come Cagliari e Oristano, in cui finora tutto è rimasto fermo. Ma non serviranno per implementare e riprogrammare le risorse che la Regione destina complessivamente al servizio per questo anno scolastico, spiega Musmeci, e per questo, durante l'incontro, è stato chiesto e ottenuto, presumibilmente già per la prossima settimana, un tavolo tecnico per la redazione delle linee guida regionali, che permetteranno un servizio con standard qualitativi omogenei su tutto il territorio regionale, perlomeno a partire dall'anno scolastico 2014-2015. Tuttavia, a meno di interventi finanziari straordinari da parte del Consiglio regionale, il ritardo con cui la Regione ha iniziato a trattare in modo serio e adeguato l'argomento inciderà negativamente nel corso del 2014, sottolinea Musmeci. Nella predisposizione del progetto di bilancio per il 2013, la provincia di Sassari ha praticamente azzerato tutti i capitoli di spesa non obbligatori di tutti i settori, destinando al servizio 885.000 euro che permetteranno, a bilancio approvato, di garantire adeguatamente l'erogazione di tutte le tipologie di servizio necessarie. Per affrontare correttamente l'argomento è necessario ricordare il contesto in cui operano le province italiane, afferma Rosario Musmeci. Per esempio, la nostra amministrazione registra una riduzione delle spese correnti di 12 milioni di euro tra tagli dei trasferimenti da parte dello Stato e minori entrate dirette. Questo taglio, sommato a quello subito l'anno scorso, porta ad una riduzione complessiva di 17 milioni di bilancio nella parte delle spese correnti. Ora dobbiamo impegnarci per approvare al più presto il bilancio provinciale, sul quale siamo in forte ritardo, al pari di tutti gli enti locali. Su un ultimo aspetto, Rosario Musmeci è categorico. La Regione Sardegna deve avere ben chiaro l'ammontare delle risorse necessarie per garantire il servizio e la loro equa distribuzione in base alle spese effettivamente sostenute per erogare i servizi secondo standard qualitativi adeguati, sostiene l'assessore provinciale. In futuro, con la prevista soppressione delle province, si dovranno evitare a maggior ragione patteggiamenti di competenze e inadempienze di qualunque tipo. E ancora, si tratta di servizi che consideriamo fondamentali e inalienabili, ineliminabili, senza che ce lo debba insegnare il signor Paolo Dettori della FPCGL, che si sottrae al confronto e continua a diffondere informazioni parziali e frammentarie, afferma con nettezza l'assessore. Dalla qualità di questi servizi, per i quali ci siamo già spesi negli anni, dipende la possibilità che i nostri studenti possano effettivamente esercitare il loro diritto allo studio, conclude Musmeci. Ogni speculazione di qualsiasi tipo su questo argomento è fuori luogo. Questo era il lungo comunicato arrivato dalla provincia. Io mi fermo qui, come sempre, vi ringrazio per l'attenzione e vi do l'appuntamento alla prossima. Ciao e grazie.
Queste sono le Domus de Janas di Su Crucifisso Magno, in direttore di Porto Torres, a pochi passi dalla superstrada. Ci siamo passati tante volte, ma diciamo che non c'è neanche un cartello, quindi non siamo mai riusciti a capire dove fossero. Ballos, da Isaove de Maria, canto da pintesu mia, canto di Aisa cavalcada in processione, sos costume de sos sardos, un tiu valore, sos cadito de Saiara, su durrone de Donara, baronessa tirannia, libera sa zente tua, e spigata messa dura, canto viero da giamadu. Terra mia, testa ste caldura campidano e baronia, domo mia, tu esepia, che mi stella in custu che lu se meravigliosa. Nel vento
quest'anima senza cuore aspetta te. Le notti senza pelle, i sogni senza stelle, immagini del tuo viso che passano all'improvviso. Mi fanno sperare ancora che ti troverò ad agio. Chiudo gli occhi e vedo te, trovo il cammino che mi porta via dalla agonia. Sento battere questa musica che ho inventato per te. Se sai come trovarmi, se sai dove cercarmi, abbracciami con la mente. Il sole mi sembra spento, accendi il tuo nome in cielo, dimmi che ci sei, quello che vorrei vivere in te. Senza di te, dimmi chi sei e ci crederò. Musica sei adagio. Aurora Record, scuola di musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi di chitarra, basso e batteria. Durata del corso 3 mesi, età minima 7 anni. Per informazioni 079 26 11 50 o 328 97 92 676. Il primo volume della raccolta Melodie Sassaresi, prodotto dalla casa discografica Aurora Record, è disponibile al costo di 10 euro presso i nostri studi, presso lo studio universitario di Piazza Università 9, Pasticceria Vanali, Piazza Santa Maria e via Ettore Mura Ali Punti. Informazioni e prenotazioni allo 079 26 11 50. Aurora Selezioni, il programma dedicato alle selezioni della casa discografica vintage della Sardegna Aurora Record, in onda sulla nostra emittente martedì a mezzanotte, giovedì alle 16, venerdì alle 9.30, sabato alle 23.30, domenica alle 17. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 16, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30. Università del Studio organizza la Fiera degli Sposi presso il centro commerciale La Piazzetta.
Gli operatori del settore che volessero prendere parte possono contattare il numero 348 341 3811. Allegra Goro, condotto da Alfredo Nieddu, in onda sulla nostra emittente oggi alle 20.30. Ospiti della puntata, i cantanti Giuseppe Tamponi, Stefano Achenza, Roberto Marini, alla chitarra Tonio Masia, alla fisarmonica Gianfranco Mura. Le nostre produzioni, presso la nostra emittente e presso lo studio Universitade in piazza Università 9, è possibile prenotare Mini Candelieri edizione 2013, Medi Candelieri edizione 2013, Processione della Madonna delle Grazie edizione 2013, Madonna di Fatima edizione 2013.